Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un pezzo bellissimo di Lady Gaga che è Shallow. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi nella strofa che sono Mi minore, quindi se questo è il Do, dove ci sono i due tastinieri a sinistra c'è il Do, Mi, Sol, Si, forma il Mi minore. Poi Re maggiore, quindi questo è Mi, Re, Fa diesis, La, forma il Re maggiore. Poi avremo il Sol. Andiamo indietro dal Do. Do, Si, La, Sol. Sol, Si, Re. Forma il Sol maggiore. E poi il Do maggiore che tutti conosciamo, quindi Do, Mi, Sol. E la strofa fa così. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Something as you're searching for, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Nell'intermezzo possiamo fare questi due accordi, Re maggiore e Mi minore, poi la strofa sarà uguale e poi c'è il ritornello dove si aggiunge un accordo che è il La minore, quindi se questo è il Do, andando indietro, Si, La, La, Do, Mi, forma il La minore e la successione degli accordi sarà questa. I'm of the deep end, watches a diving. I'll never meet the ground. I crash through the surface where they can hide. We're far from a shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow. Hello, we're far from the shallow now. Poi c'è una parte strumentale dove gli accordi sono questi. Si minore, quindi questo è il Si, Re, Fa diesis, formano il Si minore. Poi ancora Re maggiore, che abbiamo visto, La maggiore, quindi La Do diesis Mi, poi ci sarà il Mi minore ancora e ancora Si, Re, La maggiore. Vi faccio vedere com'è questa successione. E poi ritorna tutto come prima. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascerò in descrizione, come sempre, un link su dove trovare il testo con gli accordi e in più altri due link di puntate dedicate proprio a come imparare gli accordi al pianoforte. E che dire, ci vediamo alla prossima puntata.